Leopoldo Mastelloni, 20 anni di anticonformismo teatrale, ovvero la trasgressione alla ribalta. Brechtomania, carnalità, cammurriata, mastellomania, ovvero gli spettacoli che hanno fatto individuare in lui un autentico animale da palcoscenico. Così ha scritto un critico. Ha festeggiato i 20 anni di attività con gli amici su una terrazza di Positano, perché proprio a Positano esordì nel 1965. Fra un mese, l'8 ottobre, l'attore torna alle scene. Nel gennaio del 1984, durante la trasmissione domenicale Blitz, sottoposto dal pubblico ad un fuoco di fila di domande sulla sua vita privata, pronunziò una frase nella quale c'erano due parole che associavano alla figura di Dio quella di una bestia con peculiari caratteristiche. Conseguenza immediata, numerosissime denunce al Mastelloni blasfemo, al bestemmiatore in diretta. Ma qualche mese fa il pretore di Viareggio, Angelo Maestri, lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato. L'espressione, recita la sentenza, venne usata non per imprecare od offendere la divinità, ma semplicemente come rafforzativo. È stato assolto. Va bene, però resta un dubbio. Com'è possibile che un attore come lei, abituato a provocare il pubblico, si sia lasciato vincere dalla provocazione del pubblico? Ma io penso che non sia stata la provocazione del pubblico a vincermi. È stata una serie di trascuratezze mie, posso dire. Il controllo dei nervi non è una delle doti fondamentali di un primo attore? Senz'altro, infatti io non penso di avere perso il controllo dei nervi, semmai ho perso il controllo della lingua. Dunque, nella sentenza il giudice fa riferimento alla sua presunta, così dice testualmente, qualità di omosessuale. L'omosessualità un tempo faceva scandalo. Sì. Oggi non più, nemmeno a teatro. Sì. Non è una freccia in meno al suo arco? Ma per carità, io penso che il fatto dell'omosessualità, è presunta o vera che sia, non è un fatto che sia stato diretto e analizzato per me. Io parlavo dell'omosessualità in genere proprio perché è ancora una freccia che colpisce. Ma intendo dire, dell'omosessualità lei ha fatto spettacolo. Beh, certo, perché oltretutto io proprio come autore, come attore, come uomo di spettacolo mi occupo di quelli che sono i problemi di una socialità quotidiana. Il fatto, l'episodio della bestemmia è avvenuto il 22 gennaio 1984. La sentenza di assoluzione porta la data del 22 giugno 85. A ottobre, fra qualche settimana, lei torna in teatro con una novità. Sì. Indifferentemente. Sì. Questo titolo è singolare. Indifferentemente per che cosa? Per quello che è avvenuto nella sua vita in questo anno e mezzo? Anche per quello. Devo dire che questa mia Ma che cosa è avvenuto in questo anno e mezzo? È avvenuta un'indifferenza per quanto poteva riguardare una cosa che poteva diventare la tragedia di un uomo. Ma non tanto per quello che riguardava il fatto in sé per sé. C'è stata una specie di soddisfazione sadica nel voler tirare l'idolo giù dal piedistallo con delle critiche gratuite, non a quello che avevo fatto specificamente, che era accaduto a Blitz, ma su tutto quello
che avrebbero voluto dire di me non avevano potuto dire. Allora è venuto fuori il carattere del primo attore, il nervosismo, una denigrazione per quanto riguardava il mio lavoro. Certe mie puntigliosità professionali sono diventate difetto da cancellare. Tanti teatri si sono rifiutati di avermi, pensando che il pubblico potesse non venire a teatro perché io ero quello dello scandalo, quello della bestemmia. C'è stato, al contrario di tanti divi nostrani, la paura dello scandalo. Sa benissimo che molte carriere, quasi l'80% delle carriere degli uomini o delle donne di successo in Italia, sono basate sullo scandalo. Ci sono proprio dei rotocalchi che creano dallo scandalo dei personaggi. Per me si è verificato il contrario. Mastelloni, per quel che mi risulta, lei come attore è nato qui 20 anni fa, a Positano. Mi sa dire, si ricorda qual è stata la prima reazione negativa del suo primo pubblico? Un'ingiuria, un fischio, la classica pernacchia? No, la pernacchia mai, perché perlomeno non do modo che si... Le pernacchie se me le faccio io al pubblico, siccome li precedono mi possono... Ma reazioni negative, bisogna vedere che cosa si intende per negativo. Allora posso dire che ancora oggi ho reazioni negative, cioè se la vivezza di una platea vuol dire negativismo, io ho sempre una platea negativa.